Allora, avete capito che cos'è il gioco creativo, avete capito il concetto, no? Allora, prima di tutto definiamo delle regole. Non si può palleggiare la palla nell'altro campo, è fallo. Quindi o schiaccio o, se non è possibile, mando la palla in barriera. Se io palleggio la palla nell'altro campo è fallo, ok? Quindi devo cercare di schiacciare, sforzarmi di schiacciare, oppure mando la palla in barriera. Seconda cosa, adesso l'incrocio, no, deve essere voluto, nel senso che non è che sbaglio una ricezione, quello l'alza in bagger, no, incrocio, no, cioè devo fare un bagger preciso, un'alzata in palleggio rovesciato e attaccare, no, facendo l'incrocio, ok? Se lo facciamo vale 300 punti adesso, però deve essere un'azione voluta con un bagger, un palleggio rovesciato, possibilmente in salto, e una schiacciata, ok? Proviamo, via, gioco. A giugno, settembre, no? Allora, fare gioco creativo vi sviluppa anche le abilità e il controllo dei fondamentali, perché per fare un'azione che è complessa come l'incrocio devo fare bene il bagger, fare bene il palleggio e continuamente fare bene l'attacco. Adesso di volta in volta creiamo delle difficoltà e mettiamo dei punteggi. Allora, qui adesso ho messo un primo punteggio, no? Qui sono 300 punti per l'incrocio con palleggio in salto. Qui adesso vale solo l'incrocio se fa punto e se c'è stato un palleggio in salto. Se invece è un bagger, un palleggio piede a terra, non vale. Ok, quindi una difficoltà, un'abilità in più e vale 300 punti. Ogni volta andiamo ad aggiungere una cosa che dà dei punti, cioè un'abilità, no, che se eseguita vi dà dei punti, ok? Proviamo, gioco! Aggiungiamo ancora delle abilità. Adesso avete l'obbligo di battere salto flotter, no, cioè perlomeno l'obbligo di battere in salto, ok? Se fate ace col salto flotter sono 100 punti, se lo fate col salto spin sono 300 punti. Qual è la differenza tra salto flotter e salto spin? Grande, spiegala meglio a loro. Immagina che qualcuno di loro potrebbe non saperlo. Spiegali come se fossi l'allenatore. Dai. Devi lanciare la palla alta. Con che mano? Cioè la stessa con cui schiaccio o l'altra?
la stessa con cui schiacci, quindi dovete lanciare la palla con la stessa mano con cui schiacciate alta, poi semplice. Vabbè. Invece la salto plotta, quindi con che mano lancia la palla, cioè l'altra, quelli che erano usi per attaccare. Vai, che passi, basta un po'. Ci ha spiegato che è semplicissimo sia battere salto float che battere salto spin, per cui adesso a voi, dai! Palleggia! 1000 points! Grande, ma! Quindi ha portato a casa 1000 punti, quindi il muro vincente vale 1000 punti. Adesso 1000 punti vale anche l'attacco di seconda, cioè nel senso che due tocchi, no? Io alzo la palla direttamente, l'altro la schiaccia, fa punto, vale 1000 punti. È la zero nostra. Ok? Ci siamo capiti? Sì. Gioco. Punti della salto flotta, quindi lei se salto flotta non dà più 100 punti. Ok? Anche per perché? Perché è un'abilità che avete già acquisito, oramai la fate quasi tutti bene, una di voi ha detto gli unici punti che facevo erano quelli della salto flotta, no? E quindi quella la togliamo e ne andiamo ad acquisire altre di abilità, togliamo quella che abbiamo già acquisito e andiamo ad acquisire altre abilità. Qui adesso provate tutti a battere salto spin. Ce lo ricordi com'è la salto spin? La salto spin? Con il braccio con lanci la palla. Fantastica come la sbriga, è fantastico. Va bene, allora fate l'assalto spin, ok? Volevo dire una cosa: nessuno, pochissimi, hanno fatto gli attacchi di seconda. Perché?
Qual è la difficoltà di attaccare in seconda? Ci deve esserci la difesa alta. La possiamo fare. Sì. La alta, no, oppure se mi arriva la prendi in palleggio, la alzi direttamente. Essere veloce. Lo possiamo fare? Essere veloce. Essere veloci, ma più che essere veloci è rompere uno schema mentale. Perché lo schema mentale che ci hanno sempre insegnato nella pallavolo è che il primo tocco che cos'è? Appoggio. Appoggio, cioè che cos'è? Un passaggio a chi? All'allenatore. Ecco, allora noi nel primo tocco ci sentiamo obbligati a passare la palla al palleggiatore, è uno schema mentale che abbiamo. Ok? Qui invece non dobbiamo passare la palla al palleggiatore, la dobbiamo alzare, che è diverso. La dobbiamo alzare direttamente. E il secondo tocco, che di solito che cos'è? Quindi un'alzata, deve diventare un attacco, per cui si rompe uno schema mentale ben preciso, che cerchiamo di andarlo a rompere. Volevo dire un'ultima cosa, poi vi faccio lavorare. Emma prima ha sbagliato una schiacciata e ha fatto così. Tatiana ha sbagliato una battuta in salto e sembrava che era morto qualcuno. Bene, dovete imparare una cosa che è molto importante, che dovete sbagliare. Dovete sbagliare, non potete, dovete sbagliare. Perché chi non sbaglia non impara. Sbagliando si impara, che significa anche chi non sbaglia non impara. Se io una cosa non la faccio per la paura di sbagliare, non la imparo. Quindi è meglio che sbaglio tante volte e imparo una cosa nuova, piuttosto che non mi butto mai, no, per paura di sbagliare. È chiaro il concetto? Qui adesso battiamo tutti spin, tutti salto spin, se sbagliamo pazienza, ok? Attacchiamo di seconda. Buon lavoro, via! Andiamo! Lo aiuto! A fare le somme! Brava, brava Francesca!